Carissimi, iniziamo innanzitutto l'incontro di dottrina cristiana con la preghiera. Pater noster qui es in cieli, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentazione, se libera nos a malo. Ave Maria, grazia piena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, e Spiritui Santo, sicut erat in principio, e nunc et semper, et in saecula saeculorum. Quest'oggi, nell'incontro di dottrina, sono passati 15 giorni da quando abbiamo fatto l'ultima dottrina che vi ho videotrasmessa sul sacrificio della Messa. Vorrei, non per cambiare argomento, vorrei fare un piccolo approfondimento, ma rischio nel fare un piccolo approfondimento sulla questione attuale. Se la dottrina cristiana non aiuta a giudicare la situazione, a dare un giudizio sulla situazione che viviamo, non è cosa cattolica. Cioè, il mondo è pieno di opinionisti religiosi. A noi non interessa fare gli opinionisti religiosi. E tra di noi non ci interessa chiacchierare su temi cristiani. A noi interessa vivere secondo Cristo. Per poter vivere nella situazione secondo Cristo, occorre giudicare la situazione. Allora, vorrei analizzare con voi questo fenomeno strano che sta capitando ed è il silenzio della Chiesa sulla questione del male. Del male inteso ad esempio come epidemia, come malattia virale dentro la quale le persone rischiano di morire e tante sono morte. La situazione si protrae, non sappiamo se ne usciremo, non sappiamo soprattutto come ne usciremo. Pensate quanta incertezza c'è ancora sulla questione della messa, eh? Pensate che cosa vuol dire non sapere se la scuola riprenderà e come riprenderà, perché tutti parlano, ma nessuno dice una cosa certa. Forse perché non si può dire una cosa certa su questo. Pensate al lavoro, pensate a tutta la vita, che viene cambiata. Di fronte al male che ha queste proporzioni, una malattia contagiosa ha bloccato il mondo, di fronte a questo c'è un silenzio assordante dei vescovi cattolici. Un silenzio assordante perché tutti hanno paura di parlare. Hanno paura di parlare per non lasciarsi scappare la parola castigo di Dio. Arrivo subito al dunque. Che cosa c'è di assolutamente vietato oggi? Assolutamente vietato dire che Dio può mandare dei castighi, perché il mondo, perché gli uomini si ravvedano. Oggi è veramente vietato parlare di questo. La conseguenza è che non si sa più cosa dire. Dio c'entra con un'epidemia? Dio non c'entra?
se non c'entra, Dio non è Dio. Perché o Dio è tutto e c'entra con tutto, o non è più Dio. Il Dio, tra virgolette, dei liberali, quelli che dicono Dio è lassù e ci aspetta, gli chiediamo solo la grazia di avere speranza di arrivare a Lui, ma la vita di qua giù dipende dalla Dea Natura e dalla capacità dell'uomo di intervenire sulla natura, e quindi la scienza, la tecnica. Il Dio dei liberali non è Dio. Tant'è vero che i liberali vivono di fatto un ateismo pratico. Dio non c'è. Se Dio c'è, non c'entra. La definizione, mi sembra che fu Cornelio Fabbro che disse benissimo questa, che definì bene cos'è l'ateismo pratico. Se Dio c'è, non c'entra. Questo non è Dio, perché Dio è tutto e c'entra con tutto. Certo, è tutto il problema dell'origine del male, il problema della teodicea. Perché Dio permette il male? È chiaro che tutti possiamo solo balbettare qualche cosa su questo, ma qualcosa dobbiamo dirlo con chiarezza. Dio non può essere totalmente escluso dalla questione del virus. Parlo di una cosa molto concreta, questa epidemia che stiamo vivendo. E per non dire che Dio c'entra, non dicono più niente. E non dicendo più niente, la Chiesa di fatto scompare dall'orizzonte della società e scompare dalla vita degli uomini, perché una Chiesa che non ti dà un giudizio sulla situazione è una Chiesa che per te diventa totalmente indifferente. Per noi non è così la Santa Madre Chiesa. Dico queste cose contro nessuno, capisco benissimo la difficoltà di parlare, ma occorre andare alle fonti della fede. Allora io non dirò che questa epidemia è un castigo di Dio, non dirò che non è un castigo di Dio, lo lascio ad autorità più grandi di me, voglio solo riaffermare che non si può negare che Dio mandi dei castighi perché il mondo si ravveda. Come lo faccio? Lo faccio partendo dalla cosa più semplice che sappiamo tutti da quando eravamo bambini, da quando ci insegnavano il primo catechismo negli anni delle elementari. Le 10 piaghe d'Egitto. Cosa dice il libro dell'Esodo? Che Dio manda le piaghe perché il cuore del faraone sia toccato e lasci liberi gli ebrei nel ritorno alla terra promessa. Ce ne vogliono 10. L'ultima è la morte dei primogeniti della grande notte pasquale. E cosa fa il cristianesimo modernato? Cosa fa la teologia modernista? Siccome non può negare che nel libro dell'Esodo si parli delle 10 piaghe d'Egitto, fa scaturire tutto questo dall'autocoscienza dei fedeli. Ma prima di chiarire questo, io devo tornare a dirvi brevemente che cos'è la rivelazione per i modernisti. Prima di tutto, il modernismo nega, seguendo tutte le filosofie del XVIII secolo, del Settecento,
che la ragione umana è incapace di accedere alla verità. E dunque la ragione dell'uomo non può arrivare alla verità e non può neanche conoscere Dio. A questa posizione erronea, sbagliata, risponde il Concilio Vaticano I. Il Concilio Vaticano I dice, testuali parole, è il documento sulla rivelazione, il canone 1. Se qualcuno dirà che l'unico vero Dio, nostro creatore e Signore, non può essere conosciuto con certezza dal lume naturale della ragione umana, attraverso le cose che da lui sono state fatte, sia anatema, sia anatema, sia scomunicato. Allora, l'uomo può conoscere attraverso il lume della ragione naturale, attraverso le cose che Dio ha creato, che Dio esiste. Allora, nessuno può dire che la ragione non può affermare l'esistenza di Dio. L'esistenza di Dio può essere affermata e deve essere affermata dalla ragione rettamente compresa. Questo dice, con il documento dogmatico, il Concilio Vaticano I. Canone secondo. Se qualcuno dirà che non è possibile o spiegabile che l'uomo attraverso la divina rivelazione sia ammaestrato e illuminato su Dio e sul culto che egli si deve, che gli si deve prestare, sia anatema, sia scomunicato. Attenti, questo canone secondo, come il canone terzo, parlano della rivelazione, dice, se qualcuno dirà che non è possibile che l'uomo attraverso una rivelazione divina sia ammaestrato e illuminato da Dio, sia scomunicato. Poi aggiunge, canone terzo, se qualcuno dirà che la rivelazione divina non può rendersi credibile per segni esterni e che perciò gli uomini devono procedere verso la fede solo attraverso l'interiore esperienza o l'ispirazione privata di ciascuno, sia scomunicato. Cioè, dice, attenti, la fede è rispondere sì alla rivelazione. Vuol dire che la rivelazione è possibile, che l'uomo la può intendere, la può capire. Può conoscere Dio attraverso la divina rivelazione, che avviene storicamente, e che Dio dà dei segni esterni. Tra questi segni esterni ci sono i miracoli, tra questi segni esterni ci sono anche i castighi. Segni esterni. Invece cosa dicono i modernisti? L'uomo procede, può procedere verso la fede solo attraverso l'esperienza interiore o l'ispirazione privata. Io spero, rileggo questi ultimi due canoni, secondo e terzo, senza commentarli, del Concilio Vaticano I. Se qualcuno dirà che non è possibile o spiegabile che l'uomo attraverso la divina rivelazione sia ammaestrato, illuminato su Dio e sul culto che gli si deve prestare, sia anatema. Se qualcuno dirà che la rivelazione divina non può rendersi credibile per segni esterni e che perciò gli uomini devono procedere verso la fede solo attraverso l'interiore esperienza o l'ispirazione privata di ciascuno, sia anatema. Che cosa succede? Che proprio il modernismo ha vinto tra di noi. Per il modernismo la rivelazione è un'ispirazione interiore. Dio parla dentro l'uomo e basta. E la rivelazione diventa in qualche modo una forma di, viene interpretata dalla coscienza dell'uomo, questo Dio che parla da dentro, e quindi è reinterpretabile dalla coscienza dell'uomo dentro il cammino della vita, perché il cammino della vita dell'uomo va avanti, è in evoluzione. E questo fatto cambia tutta l'interpretazione dei libri della Sacra Scrittura. Cambia tutta l'interpretazione della Bibbia, perché nell'Esodo c'è scritto che sono state le 10 piaghe d'Egitto, le dieci castighi, perché il faraone lasciasse liberi gli ebrei,
ma questa non è una lettura oggettiva, ma soggettiva degli uomini e successivamente della Chiesa del tempo, che ha visto in questi fatti, gli ebrei hanno visto in questi fatti, la mano di Dio che colpiva il faraone e gli egizi. Veniamo a noi. Perché oggi nella Chiesa non si può più dire che Dio manda un castigo? Perché la Chiesa, dicono i modernisti, si è evoluta nell'autocoscienza di sé. Siccome la rivelazione per i modernisti non è una cosa esterna, non è un intervento esterno, con anche segni esterni di Dio che mi parla, a cui rispondo con la fede, perché la fede è l'assenso, è dire di sì alla rivelazione. E questo è possibile anche, deve essere possibile, utilizzando la ragione, anche la ragione, che è dono di Dio. Siccome la fede non è questo intervento, la rivelazione non è questo intervento esterno a cui la fede risponde, ma è questo sorgere dall'interno della coscienza religiosa, è un'ispirazione, un'immanenza vitale. Questa coscienza religiosa dell'uomo evolve, e ciò che era vero prima non può essere più vero oggi. Cioè, l'uomo oggi non può più dire, siccome c'è una coscienza, oltre alla coscienza individuale, c'è una coscienza collettiva, cioè quello che i fedeli sentono. L'autorità diventa in qualche modo garante, è il cambiamento della natura dell'autorità nella Chiesa. L'autorità, ma ci vorrebbe troppo tempo per spiegarlo, l'autorità è garante di questo senso comune. Allora cosa dicono? C'è stato un concilio, c'è stato un post-concilio, il senso comune è cambiato. Dio non castiga. L'uomo sente come sbagliato dire che Dio non castiga. Tra parentesi, è l'uomo o sono i teologi modernisti che sentono che è sbagliato? Perché voi sapete che il consenso, l'opinione pubblica, viene formata nei centri di potere. C'è un'influenza forte. È un pio illuso chi pensa di pensare con la sua testa oggi. Tutti pensano come il potere detta. Allora in qualche modo c'è un potere modernista che ha influenzato la Chiesa. Allora cominciano a dire, ma no, fa parte di una visione retriva e semplicistica quella di dire che Dio castiga. È più complicato. L'autocoscienza comune dei fedeli è cambiata, Dio non castiga, l'autorità della Chiesa si è fatta garante di questa nuova autocoscienza comune che esprime la Chiesa Cattolica, quindi oggi non puoi più dire che Dio manda una piaga, che Dio mandi un castigo. Risultato? La Chiesa non dice più niente di utile per la conversione dei fedeli dentro una situazione così drammatica e così seria come una epidemia. Se avessero fatto così nella Chiesa del 400, del 300, del 200, dell'anno 1000, il cristianesimo sarebbe scomparso da un pezzo nelle terre d'Europa, anzi non si sarebbe mai sviluppato. E siccome non si pensi che io legga solo il libro dell'Esodo con voi, vi chiedo di considerare, e finisco, è un brevissimo intervento, è una provocazione, no? Un'applicazione dell'idea modernista di rivelazione
che nasce dall'autocoscienza, nel profondo, nell'io profondo del fedele, e che poi diventa coscienza comune, che l'autorità recepisce. L'autorità non deve recepire le cose di Dio, perché è inconoscibile direttamente, ma recepisce la rivelazione che nasce dai fedeli. Allora diventa, questo è il senso comune. Allora tu che dici ancora che ci esistono i castighi di Dio, fuori, tu non sei fuori dalla Chiesa. Io voglio solo prendere la coscienza comune che Dio è estremamente buono e che è al di là e ci aspetta, dopo che abbiamo attraversato i pasticci di questa vita, ci aspetta per darci la speranza. Punto. Voglio spiegarvi semplicemente questo oggi. È l'applicazione in atto del modernismo. Il modernismo non è più affermato in modo eclatante, ma è esattamente lo strumento di ragionamento e di azione, purtroppo, nella Chiesa di oggi. Per questo siamo tornati alla messa di sempre, perché è troppo grave la posta in gioco. C'è in gioco la fede, c'è in gioco la presenza di Cristo, c'è in gioco la salvezza dell'anima. Leggo e chiudo. Il libro che si sta, un brano del libro che si sta leggendo in questi giorni nel mattutino, nel breviario, il libro dell'Apocalisse, che chiude la rivelazione. Leggo il capitolo 15, solo una breve parte, per la mia e la vostra meditazione. Lo leggo anche per quelli che in questi giorni non hanno detto il mattutino come noi preti, nel breviario. E mi domando mentre leggo, ma a quale autocoscienza di fede appartiene San Giovanni? Quando scrive queste cose che chiudono la rivelazione nel libro dell'Apocalisse, che chiudono la sacra scrittura. Dopo ciò vidi una visione. Ed ecco s'aprì il tempio del tabernacolo della testimonianza nel cielo. E uscirono dal tempio sette angeli che avevano le sette piaghe, vestiti di lino puro e candido e cinti attorno al petto di cinture d'oro. E uno dei quattro animali diede ai sette angeli sette coppe d'oro, piene del furore di Dio, piene del furore di Dio vivente nei secoli dei secoli. Che cos'è? È il frutto di un'autocoscienza? Dire le coppe piene del furore di Dio? O è la verità? E si empì il tempio di fumo, emanante dalla gloria di Dio e dalla sua potenza. E nessuno poteva entrare nel tempio, sinché non fossero compiute le sette piaghe dei sette angeli. E poi, capitolo 16, le sette coppe versate, quelle dell'ira di Dio. E udì una gran voce dal tempio che diceva ai sette angeli: andate, versate sulla terra le sette coppe del furore di Dio. E partì il primo e versò la sua coppa sulla terra, e venne un'ulcera cattiva e maligna sugli uomini che avevano il marchio della bestia e sugli adoratori della sua effigie. E il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, e il mare diventò come sangue d'un morto, ed ogni essere vivente nel mare morì. E il terzo versò la sua coppa nei fiumi, sulle fonti delle acque, e diventarono sangue. E udì l'angelo delle acque che diceva: giusto sei tu, o Signore, tu che sei ed eri, tu il santo, perché è così giudicato. Ha versato il sangue dei santi e dei profeti e sangue hai dato loro a bere. Bene son degni. E udì un altro dall'altare che diceva: sì, o Signore Dio Onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi. E il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e fu dato a questo di bruciare gli uomini con l'ardore e col fuoco. E furono arsi gli uomini da grande ardore e bestemmiarono il nome di Dio che ha potere su queste piaghe, che ha potere su queste piaghe, e non si ravvidero per dargli gloria. E
E il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e sottenebrò il suo regno. E si mordevano gli uomini la lingua per il travaglio e bestemmiavano il Dio nel cielo a causa dei loro travagli e delle loro piaghe. E tuttavia non si ravvidero dalle opere loro. E il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume d'Eufrate e seccò le sue acque perché fosse preparata la via al re dell'Oriente. E vidi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta uscire tre spiriti immondi a forma di rane. Sono in vero spiriti di demoni che fanno portenti e vanno dai re di tutta la terra per radunarli alla guerra del gran giorno di Dio Onnipotente. E il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e uscì una gran voce dal tempio, giù dal trono, la quale diceva: è fatto. E seguirono lampi e voci e tuoni. E ci fu un gran terremoto, quale non c'è stato da che uomo fu in terra, un terremoto tale, così grande. E la grande città si fece in tre parti, e le città delle genti caddero, e Babilonia la grande fu ricordata al cospetto di Dio per darle il bicchiere del vino del furore dell'ira di Lui. E tutte le isole fuggirono, e i monti non si trovarono più, e grandine grossa come un talento cadde giù dal cielo sugli uomini, e bestemmiarono il Dio gli uomini per la piaga della grandine, perché essa fu stragrande. E mi fermo. Riprendete in mano l'Apocalisse. Allora qualcuno dirà: Don Alberto fa il fondamentalista biblico, legge la lettera. No, io non leggo la lettera, dico solo che se tutto questo che è scritto è frutto dell'autocoscienza di San Giovanni evangelista e apostolo, e non ha senso il libro dell'Apocalisse, non hanno senso le descrizioni. Se tutto è un riprendere i simboli biblici dell'Esodo, dell'Antico Testamento, in chiave della nuova alleanza, non ha senso questo libro dell'Apocalisse, ma non hanno senso i giorni che viviamo, e non ha senso la presenza di una chiesa che non richiama la conversione in ognuna di queste piaghe, qualsiasi modo la si voglia interpretare. Alla fine c'è il grande richiamo, perché dice: ma gli uomini, tuttavia gli uomini, non si ravvidero dalle opere loro. Bestemmiarono Dio per la violenza della piaga, e tuttavia non si ravvidero gli uomini dalle opere loro. Vedete come l'interpretazione della piaga è un castigo. È un richiamo, è un appello alla conversione. O la Chiesa riprende questa chiave di lettura, o è finita la sua presenza, diventa insignificante, diventa inutile. È chiaro che la Chiesa resta la Santa Madre Chiesa, una Santa Cattolica Apostolica Romana. Ma occorre non farsi ingannare dalla lettura psicologica, autocoscienziale, interiore, evolutiva dei modernisti, soprattutto a questa idea che l'autocoscienza individuali che danno luce a quella rivelazione, come dicono erroneamente i modernisti, interiore, Dio parla dentro, non parla fuori, dicono loro, diventa autocoscienza comune, e l'autorità diventa garante di quell'autocoscienza, per cui qualcuno che dice qualcosa di diverso non può più avere spazio nella Chiesa.
Che il Signore ci salvi da questa che sarebbe l'ultima e più terribile piaga, che purtroppo è già dilagante. C'è un coronavirus più grave ancora di quello che lo Stato sta affrontando e che noi stiamo affrontando, ed è il coronavirus che è entrato nella Chiesa, questa lettura modernistica che annulla la rivelazione. Per questo la Chiesa diventa piena di cani muti, di pastori che non parlano più. Grazie dell'attenzione. Preghiamo ancora il Signore. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amen. O Sancte Iosef, protector noster, ora pro nobis.